dice che la vita sia tristezza, sia dolore, ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà, e quando in cielo e santi tuoi la grande schiera apparirà. Famiglie, nei nostri paesi, e pace là dove purtroppo ci sono focolai di guerra e di violenza, che Papa Francesco nella sua visita apostolica in Asia, Corea del Sud, ha invitato ad essergli accanto, a seguirlo con la preghiera accorata per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
sera della vita saremo giudicati sull'amore, sulla carità, carità che è accoglienza, condivisione, ascolto, e non è facile farsi prossimo, però un passo, un passettino maggiore siamo invitati a compierlo nei confronti di coloro che stanno peggio di noi, coloro che non hanno soprattutto una casa, un lavoro, siamo più rispettati. Ecco, siamo interrogati, interpellati, siamo invitati a far qualcosa. Ecco, chiediamo per l'intercessione di San Rocco di farci maggiormente prossimo, anche attraverso la preghiera per coloro che stanno peggio di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, che sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Spirito Santo. Ora lasciamo uno spazio di silenzio davanti all'Eucaristia, spalanchiamo il nostro cuore a Gesù, presentiamo tutte le intenzioni di preghiera che ci stanno maggiormente a cuore. Poi dopo il canto del Battimergo riceveremo la benedizione che vuole estendersi non solo su ciascuno di noi qui presente, ma su tutta la nostra comunità parrocchiale e là soprattutto dove ci sono degli ammalati, delle persone tumulate, le persone sofferenti e anche quelle persone che sinceramente sono alla ricerca di Dio.